Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici. Come sempre, una piccola anticipazione sul programma del prossimo appuntamento di Semi di Luce che avrà luogo questa domenica 18 febbraio alle 21:30, sempre sul mio canale YouTube Simona Hart o sul mio profilo Facebook, in entrambi i luoghi. Allora, di cosa parleremo questa domenica? Parleremo di un personaggio, di una donna, di una mistica, di una monaca tedesca. Lontana nel tempo, un po' antica, ma estremamente moderna e attuale per gli uomini e le donne di oggi. Parleremo di Santa Hildegarda di Bingen. Hildegarda è una monaca tedesca nata alla fine dell'anno 1000, quindi 1098, ecco, vicino al 1100. È una persona molto interessante che il mondo moderno sta riscoprendo perché aveva un po' tutte le conoscenze. Aveva studiato ovviamente teologia, aveva studiato medicina, aveva studiato le erbe, aveva studiato le gemme, i cristalli, la musica, le arti, insomma, un po' di tutto, chi più ne ha più ne metta. E di tutto questo che cosa ha fatto? Un meraviglioso popurrì di conoscenza. Hildegarda è quello che potremmo definire una sorta di mistica dell'uomo totale, perché lei ha saputo veramente gestire e unire l'umanità con la spiritualità, servendosi anche di tutto ciò che la natura offre. E di lei ci parla Francesca Serra. Francesca Serra è una esperta di Hildegarda di Bingen, è naturopata, divulgatrice, scrittrice, ha fatto tra l'altro anche un corso triennale di medicina alternativa che l'ha resa consulente proprio della medicina di Hildegarda, è una donna che ammira un'altra donna, e io questo lo amo sempre, lo apprezzo sempre molto, e ci parlerà proprio di lei, con gli occhi direi proprio di una persona che ha scoperto una sorella lontana nel tempo, ripeto, ma molto molto vicina alla spiritualità e al bisogno dell'uomo contemporaneo, non per nulla. Il titolo della serata sarà Hildegarda di Bingen, donna moderna. E allora che cosa possiamo raccontare di questa Hildegarda? Beh, non voglio anticipare la puntata di domenica, tuttavia possiamo dire che Hildegarda è veramente una scoperta anche per me che già la conoscevo da qualche anno, ma non l'avevo mai approfondita, ma poi con l'andare del tempo, nel momento in cui si presentano le cosiddette sincronie, i casi della vita, le coincidenze, chiamiamole come vogliamo, ecco che risorge dalla memoria, risorge nello spirito questa figura di donna che forse all'epoca poteva essere anche un po' sottovalutata in quanto proprio femmina, ma che in realtà ha saputo dare consigli a tutti, persino ai politici e ai papi. Era consigliera politica, tra le altre cose. Ma davvero è una donna che ha saputo fare della propria esistenza qualcosa di estremamente meraviglioso. E voglio lanciare questo messaggio. Il messaggio è il seguente: tutti noi, come Hildegarda, ciascuno con i propri doni, può dare all'umanità ciò che ha di più prezioso dentro, scusate. Ecco, non abbiamo bisogno di avere grandi doni, non abbiamo bisogno di avere più che altro doni eclatanti. Abbiamo semplicemente bisogno di dare al mondo ciò che siamo e questo lascia il segno nel tempo e nelle coscienze soprattutto, perché come ci spiegò un tempo una saggia donna di nome Cristina Vignato, nella cascia abbiamo tutte le memorie di tutti gli uomini e di tutte le donne che sono passate dall'inizio e che passeranno fino alla fine dei nostri giorni. Quindi io vi aspetto. Questa domenica 18 febbraio alle 21:30 sul mio canale YouTube Simona Hart o sul mio profilo Facebook o su entrambi per parlare insieme a Francesca Serra di Hildegarda di Bingen. Vi aspetto tutti, numerose, condividete questa informazione con i vostri amici, è una chiacchierata, lo sapete. Semplicemente discorreremo intorno a questa figura di donna meravigliosa, antica, ma moderna. E quindi raccontatelo a tutti, vi aspetto numerosi, preparatevi delle domande, perché parleremo anche di cose molto pratiche, perché comunque Hildegarda aveva una risposta per tutti e un rimedio per ogni male. Un abbraccio a tutti, a domenica.